E siamo qua, siamo tornati. Mi era anche un po' mancata, no, questa cosa delle domande e risposte da parte vostra, perché eravamo un po' abituati a trovarci soltanto con i video canonici, quindi di quelli preparazione alla partita, conferenze stampa, post partita, live reaction, pagelle, analisi, ragionamenti, quindi chiacchiere banalmente, e c'eravamo invece meno abituati a questo, no? A trovarci a fare la chiacchiera tra di noi, domande e risposte, e invece siamo tornati. Quindi ringrazio Braga per la sub e direi di iniziare subito dalle domande. Iniziamo con quella di Ceppo, che dice: ciao Luca, come stai? Allora, personalmente sto bene, lato Juve sto un po' meno bene, quindi vediamo che cosa succede. Hai visto l'articolo che parlava del litigio di Cuadrado contro Allegri? Allora, ricordo di aver letto, ma non nelle ultimissime ore, di questo confronto tra Cuadrado e Allegri. Poi ragazzi, oggi è un po' difficile capire che cosa è vero e che cosa è falso, perché capite bene che il discorso Allegri sia abbastanza sulla bocca di tutti, e quindi magari creare dei casi anche quando non c'è niente diventa molto molto più facile. Io non ho idea di quello che sta succedendo dentro lo spogliatoio, posso solamente basarmi sulle sensazioni che mi danno le partite, ok? Perché poi anche gli allenamenti, l'altro giorno è stato pubblicato su YouTube l'allenamento della Juventus, alcuni hanno cercato determinate clip per decontestualizzare, per valutare il lavoro. Credo che quello sia impossibile farlo da una clip, da un video, da un esercizio. Noi possiamo soltanto attenerci a quello che è il giudizio del campo e, se vogliamo, anche a quello che è il giudizio degli infortunati, no? Perché stiamo vedendo che comunque il numero di infortunati non accenna a diminuire. Per il resto invece mi sembra abbastanza più complicato, e quindi vediamo, non lo so, non ho idea di quello che succede dentro lo spogliatoio. Uniz Allegri, dice giustamente Matte con le emotiche. Ok, questa qua era la dub che mi avete fatto fare prima. C'è Poride, Leonello saluta, ciao ciao ragazzi. C'è una serie di allenatore della Juventus e Luca Toselli, quindi Allegri Toselli. Luca Toselli, esattamente, sono io. Vedo che vi state sbizzarrendo con tutte le emoticon, perfetto. Ciao, ciao Pezzu. Iniziamo a cercare, dai, qualche domanda. Matte dice: post-università subito live. Vedi, io lo sapevo. E Giuseppe dice: ma perché solo Cuadrado ha litigato con Allegri? Esattamente quello di cui parlavo prima. Diventa un po' difficile, no? Dopo ragionare su queste cose, proprio perché potrebbero uscirne di tutte. Buon pomeriggio a te Luca, buon pomeriggio. Ecco, allora, io di questa cosa ho già parlato nel video che ho pubblicato su YouTube a mezzogiorno praticamente del 20 di settembre. Io non credo che serva una sorta di petizione. Io credo che ogni tifoso sia libero di fare quello che vuole. È ovvio che se ragioniamo su quelli che sono i numeri di oggi dello stadio, abbiamo sicuramente dei cali rispetto al passato, e questi cali, siccome nascono da due forme, e quindi dall'aumento dei prezzi, perché i prezzi oggi dello stadio sono molto alti, decisamente molto alti, e da quella che è di quello che è l'output della Juventus, che non ti dà né risultati e né prestazione. E quindi andare a vedere una Juventus del genere pagando tanto e tornando a casa arrabbiato praticamente sempre. Basti considerare, no? Adesso faccio questo excursus. L'anno scorso si diceva: no, Luca, stai a casa perché porti sfortuna. Io invito a trovare un tifoso della Juventus che dall'anno scorso va allo stadio ed è in striscia positiva di successi, perché io l'anno scorso ne avrò viste 6-7 di partite e ne ho vista vincere solo una. Quest'anno ne ho vista solo una, che è a Parigi, e abbiamo perso. Quindi magari sono io, però anche quando sto a casa, ragazzi, non mi sembra che la situazione vada meglio. Quindi non credo che sia un discorso relativo ai tifosi che portano sfortuna. Credo che sia un discorso relativo al fatto che i tifosi continuano ad andare allo stadio, e tutte le volte che vanno allo stadio magari tornano a casa con dei magoni. Quindi non lo so, non credo che una petizione sia possibile, per un semplice motivo: non tutti i tifosi pensano alla stessa cosa, e magari ci sono dei tifosi che non sono mai andati allo stadio, dei tifosi che hanno comunque piacere andare allo stadio, però va sottolineato che il numero, la presenza dei tifosi è sempre minore, e queste credo che siano le due motivazioni principali. Grazie Mesca per il nono mese, dice: un parto, un po' come vederla io ultimamente. Direi assolutamente di sì. Let's go caro Vitto, let's go.
Sama dice: io aspetto ogni giorno un tuo video per sapere cosa ne pensi dell'attuale situazione in casa Juve, e non bastano i video sul canale YouTube, ma anche le dirette come questa che poi vengono ricaricate su YouTube, quindi c'è di tutto e di più. Grazie mille per il supporto. Paolo dice: caro Luca, grazie di tutto, best youtuber calcistico in circolazione. Io qua mi abbasso le mani perché per fortuna siamo in tanti a fare, secondo me, molto bene questa cosa. In dirigenza, vestito elegante, ti ci vedo più che bene, non lo so, io non sono il classico che si veste elegante, tra l'altro, è difficile vedermi, io sono molto sportivo, sono da maglietta, da pantaloncino corto, poi ovviamente dipende dai contesti. Video preferito tuo, nonché il primo che ho visto, è stata la live reaction a Juve-Napoli 4-3 mentre esulti con la bocca spalancata. Tra l'altro, guarda, mi è venuto la pelle d'oca perché ho esultato prima che Koulibaly facesse autogol, perché si era visto prima. Infatti, se si guarda quel video, ci sono io che esulto e dietro tutti ancora tranquilli perché l'avevo vista entrare probabilmente prima degli altri. È stata una cosa bellissima anche riguardare la live reaction e tanta roba. È l'ultimo scudetto della Juventus. Tra l'altro, poi finiamo per un punto. Pensate che senza quell'autogol di Koulibaly probabilmente non avremmo vinto lo scudetto nemmeno quell'anno. Stefano, grazie per la sub, va tutto bene. Grazie mille. Pesto dice: ciao Luca, credi che siano veritiere le voci che vogliono un Pavel Nedved in contrapposizione ad Allegri? E se sì, si può andare avanti così oppure sarebbe meglio prendere una scelta del tipo o uno o l'altro? Domanda interessante, secondo me anche intelligente. Allora sì, per quanto mi riguarda, Nedved ha un'opinione diversa da quella che hanno magari altri dirigenti o il presidente. La vedo una cosa non solo possibile, ma molto plausibile, cioè la vedo molto probabile che vada così. Nedved, ricordiamo, tempo addietro si diceva che potesse essere anche uno di quelli che voleva esonerare Allegri insieme a Paratici, no? Poi Paratici se n'è andato e Nedved è rimasto, e allora lì era venuto il dubbio: allora vuoi vedere che Nedved in realtà non era contro Allegri? Non lo so, io in questo momento vedo la dirigenza spaccata. Nedved mi sa che è uno di quelli che opta per l'opzione, per la scelta di mandare a casa Allegri, è uno o l'altro. Hai ragione, cioè, quello che dice è sacrosanto, nel senso che le cose funzionano solo se si va avanti tutti insieme. Però io non sono sicuro che nemmeno Agnelli, per dire, che oggi sembra l'indiziato numero uno al voler portare avanti il progetto Allegri, sia davvero così convinto, soddisfatto, certo di quella che è la posizione di Allegri, e che si voglia cercare di tenere duro, di stringere i denti l'ultimo mese e mezzo, perché di questo stiamo parlando, prima del mondiale, dove poi ci sono 2 mesi di pausa, e lì probabilmente si potranno fare delle valutazioni più approfondite, quindi della serie torniamo, se si va meglio dopo il mondiale bene, abbiamo già risolto, se si continua questa onda si cambia, poi però purtroppo la stagione diventa compromessa per forza di cose, e quindi cosa fai? Adesso magari allontani Nedved perché tieni Allegri, poi tra un mese allontani anche Allegri e riprendi Nedved, cioè credo che in questo momento sia una situazione tutta in sospeso, cioè questa fiducia, se davvero sarà così, perché mi prendo ancora il beneficio del dubbio, perché lato Juve abbiamo la conferma di Arriva Bene, che secondo me sono abbastanza parole di comodo della giornata di domenica, pre Monza Juve, vediamo cosa succede. Secondo me è una situazione tutta in divenire, tutta in evoluzione, però sapete bene che in questo momento si possano soltanto fare dei ragionamenti, perché di notizia vera confermata dalla Juventus c'è poco e forse niente. Ciao Luca, tenere Allegri è proprio il coronamento di un progetto sbagliato e condizionato da Agnelli. Allora sì, è vero, come dicevo anche nel video di oggi, comunque è una scelta, cioè non è che la Juventus non ha scelto tenendo Allegri, la Juventus sceglie tenendo Allegri. E quindi adesso siamo ancora di fronte al solito discorso, e cioè Allegri e Lolin di Andrea Agnelli. Funzionerà? Benissimo. Se funzionerà sarò il primo a essere qua a dire: mi ero sbagliato, l'esonero di Allegri non era giusto, Agnelli ci ha visto meglio di me, ha avuto la situazione più chiara del sottoscritto. Bravissimo presidente, bravissimo allenatore, ottimo così. Allo stesso tempo io mi chiedo, ma ci sono davvero dei presupposti però per fare bene andando avanti così? E quindi parola al campo. La risposta che do io proprio ascoltando il campo è: ad oggi con Allegri
difficilmente riuscirei a migliorare questa posizione, perché si tratta proprio di un discorso a parte rispetto al non abbiamo gioco o non facciamo il 70% di possesso palla. No, in questo momento non siamo nulla, cioè non c'è un lato positivo nella Juventus, non c'è, non lo puoi tirar fuori, in questo momento è tutto da buttare via. Il lato positivo probabilmente non lo vedi, i risultati non stanno arrivando, la sensazione è che la squadra dirigenza siano staccati dall'allenatore, cioè queste sono le problematiche gravi. È questo che mi fa strano, cioè fosse soltanto un problema di non si vince, no ragazzi, qua non è che non si vince, qua veniamo dominati dal Monza ultimo in classifica, che non aveva mai vinto in Serie A, qua sei fuori dalla Champions, qua probabilmente i giocatori giocano contro l'allenatore, qua probabilmente una parte di dirigenza lo vuole esonerare, una parte no. Non è un discorso di si sta perdendo, si perde nel calcio, ci sta, si perde, si analizzano le problematiche, si va avanti. La mia paura è che qua non si possa più andare avanti, è questo che dà fastidio a me, però ribadisco, io al massimo do la mia opinione, che non significa che sia la verità assoluta, anzi. Ciao Luca, credi che, data per vera notizia della chiamata di Agnelli, il cambio di rotta chiesto dal presidente cosa coinvolga? Campo, mentalità e tattica, o anche cercare di migliorare il rapporto con lo spogliatoio e far meno uscita vuoto con la stampa? Allora, in primis questo, perché il campo, la mentalità, la tattica, e lì ci arrivi col lavoro e ci puoi arrivare come no. Le uscite con la stampa sono decisioni ed è una figura di merda. È una figura di merda, cioè c'è poco da fare. Mi dispiace, uso una parola grossa, ma è una figura di merda quella che ha fatto Allegri al Corriere l'altro giorno con la Juventus, che non ne sapeva niente. È una figura di merda, c'è poco da girarci intorno. È stata un'azione, una decisione, una volontà di Allegri di sfogarsi. Quindi in primis io pretendo questo, perché non può l'allenatore buttare i propri ragazzi nel fuoco per salvarsi. Che questa è stata la chiacchierata di Allegri l'altro giorno, come contenuto. Se estrapoliamo il grosso, questo è quello che ci restituisce l'articolo. Quindi questa cosa assolutamente. E per il resto, secondo me, Agnelli chiede risultati. Perché per anni sono stato etichettato come allegriano, quando io ve l'ho sempre detto. Io sono un risultatista sporco, perché il risultato per me è sempre la cosa principale da analizzare. Se arriva il risultato vuol dire che l'allenatore ha lavorato bene, che aveva ragione lui. Poi la prestazione la vai a analizzare per forza di cose, perché è giustissimo, perché tramite la prestazione arriva il risultato. Ma io non impongo, non voglio, non pretendo che un allenatore mi segua quella linea guida di quel momento specifico calcistico, della moda del momento, di quello che si dice essere il calcio di oggi. Perché ogni anno abbiamo un calcio diverso che poi vince la Champions League. Quindi io non chiedo di inseguire uno specifico metodo. Io chiedo di inseguire un metodo che in relazione alla squadra ti porti dei risultati. E oggi questo non sta facendo Massimiliano Allegri, e credo che oggi questo sia quello che chiede Andrea Agnelli. Ci si riuscirà? Non lo so. C'era perso un punto interrogativo. Grazie Matteo per la sub. Benvenuto. Stecca dice... Oddio, che messaggio lungo. Mi devo alzare, se no non ci sto. Vista la conferma di Allegri, l'unica cosa in cui penso noi tifosi possiamo sperare è che la conferma sia realmente societaria e di spogliatoio, e credo di poterne uscire insieme. Sì. Rilassiamoci anche noi queste due settimane e vediamo come andrà la ripresa del campionato. La cosa che mi fa più paura in tutto ciò è figura di Riva Bene, che dalla sua stessa missione il suo ruolo è tenere a bada i conti, di calcio ne capisce poco. Ma infatti credo proprio che Riva Bene sia stato molto onesto in questo, e cioè anche l'altro giorno quando dice la colpa non è dell'allenatore, la colpa è mia, eventualmente, che se c'è una situazione di emergenza e non si riesce a cambiare in situazione di emergenza, allora la colpa è mia, perché sono io che tengo dietro i conti. Io non posso pensare, quello che dici te è che è sacrosanto, io non posso pensare che la Juventus metta il lato economico di fronte a quello sportivo, perché dal lato sportivo poi prendi il lato economico. Faccio un esempio banale, il Barça quest'anno. Cosa fa il Barça? Quest'anno il Barça è disastrato. Perché il Barça è riuscito a far mercato? Perché il Barça è riuscito comunque a comprare calciatori nonostante il momento delicato? Perché il Barça ha fatto l'in, nel vero senso della parola. Addirittura per tesserare l'ultimo giocatore, il presidente ha fatto una fiduzione bancaria del proprio conto corrente. Quindi stiamo parlando veramente di una situazione di emergenza. Il Barça ha venduto praticamente tutti i suoi diritti televisivi, i suoi diritti sportivi. Ora il Barça vive con quello che ha in cassa, ha fatto il mercato con quello che ha in cassa. Se riuscirà
a vincere trofei, quindi sotto il lato sportivo, allora anche il lato economico riuscirà a garantire un futuro al Barcellona. In caso contrario, in caso di fallimento di questo progetto sportivo, il Barcellona sarà morto anche a livello economico e dovrà utilizzare praticamente i calciatori della cantera. Quindi il Barça ha fatto un all-in vero e proprio, ma con questo all-in va a puntare il lato sportivo, che è la salvaguardia più grande, perché il tifoso comunque ti segue se sotto il lato sportivo le cose vanno bene. Ed è contento anche di pagarti il biglietto allo stadio, è contento di venire a vedere la partita. Cioè, faccio un esempio, se la Juventus fosse la Juventus degli anni in cui si vinceva e si stravinceva, quella rosa, quel livello, quella voglia, quei risultati, il tifoso, anche se costa 200 euro il biglietto, lo trovi che ti viene a riempire lo stadio, perché è un evento, è uno spettacolo vero e proprio. È il punto che oggi, se arriva bene, punta il dito sul lato economico è deficitario anche dal punto di vista sportivo, è un problema, e la Juve non può puntare soltanto sul soldo, sul vil denaro, perché poi la squadra è la cosa da tutelare, la squadra è quella che va in campo, è quella che ti fa vendere le magliette, quella che ti fa vendere i biglietti, è quella che ti fa trovare gli sponsor, questo è quello che conta. Anche perché banalmente, se no, anche un investimento come Vlahovic da 80 milioni rischi di bruciarlo, di svenderlo, come è stato con De Ligt, e di vederlo sbocciare magari da un'altra parte, quando ce l'avevi in casa e non l'hai sfruttato adeguatamente. Quindi sono d'accordo anche con quello che dici, cioè, se l'hanno confermato Allegri per un discorso, io credo in Allegri, hanno fatto benissimo, per quanto io non sia d'accordo, hanno fatto benissimo. Se l'hanno confermato perché, ragazzi, soldi non ce n'erano, e allora speriamo che cambi qualcosa, non esiste. Non esiste, è l'errore più grande del mondo, ma veramente di tanto. Ringrazio qualche sub, vediamo se me ne ricordo tutto. C'è Ubacchiotto, grazie mille, che dice 11 come il numero di maglia del calciatore che risolverebbe la situazione. Mauri Carvalho de Oliveira, Riccardo Carvalho de Oliveira, detto a Mauri. A parte le stronzate, grande Luca, sempre uniti forza Juve, questo sempre, assolutamente. E Bollo, grazie mille per la sub, quinto mese, spero che la sub ti possa tirare su di morale. Nei momenti difficili bisogna essere gruppo, la Juve ha gente che ora come ora sta remando contro. Un pensiero su Di Maria, e a me non sta piacendo affatto. Devo dire la verità, su Di Maria sono stato anche molto critico col discorso legato alla curva, quello che ha fatto quando è scappato, no? Dal saluto alla curva, dopo il 2-2 con la Salernitana, anzi con la sconfitta col Benfica, sono cose che non mi piacciono. E Ciccio dice forza Juve anche se sta andando male, ma quello sempre. Grazie mille ragazzi per la sub, forza Juve Davide, quello sempre. Io sto molto bene, Francia assolutamente. Supportare il tifo della squadra dovrebbe prescindere dall'allenatore, allo stadio non si va per il prezzo del biglietto. Sì, io credo che questo non sia nemmeno completamente giusto, cioè ognuno è libero di decidere, secondo me, se andare allo stadio a pagare 200 euro, se stare a casa perché costa troppo, andare allo stadio perché si vuole sostenere la squadra, stare a casa perché in questo momento la squadra non dà niente, cioè queste sono cose soggettive, non sarà mai una cosa oggettiva, cioè non può esserci un regolamento del tifoso che ti impone a seguire il regolamento, se no non sei un tifoso della Juventus, questa cosa non esiste, non esisterà mai. È ovvio che poi uno fa i conti in tasca, mi conviene, metti il caso che anche uno ci voglia andare, però poi, appunto come dici te, il prezzo del biglietto è troppo elevato, allora sta a casa. Però è una cosa che ognuno di noi sente nel suo piccolo, aprendo il suo portafoglio, facendo le sue valutazioni. Se qualcuno vuole protestare in maniera pacifica e civile, rimanendo a casa, credo che ne abbia tutto il diritto, assolutamente sì. E non è che è meno tifoso la Juventus perché non va più allo stadio, è uno allo stadio, ragazzi, ci va se ne ha voglia e se se lo può permettere, e se no sta a casa, e non significa non amare la Juve, perché comunque magari la partita la guardi dal divano su DAZN pagando l'abbonamento, sostenendo comunque la squadra perché si ricava dai diritti televisivi. Buon pomeriggio. Ho visto il video degli allenatori, non penso che tu che sia profilo migliore, servirebbe a mio parere un profilo più carismatico, che porti enfasi sui calciatori, come dicevi giustamente su Conte, o uno come Gattuso, o il personale di Zidane, sai se circolano altri nomi o siamo sicuri che resti Allegri? Allora, a quanto pare, il video degli allenatori è il penultimo uscito, perché oggi è uscito un altro in cui spiegavo che c'è questa voce secondo la quale Agnelli avrebbe confermato Allegri in via telefonica. Quindi vediamo che cosa succede. Quindi
Forse oggi, per notizie che abbiamo oggi, 20 settembre 2022, alle 15.09, non ha senso parlare di altri allenatori. Dovesse cambiare qualcosa, invece ne parleremo. A quanto pare oggi rimarrà Allegri. In questo momento qua, questa è la notizia che abbiamo. Poi, verificato o meno, chi vivrà vedrà, disse Nedved, no? Ehi Luca, pensi sia possibile un rinforzo a gennaio, ad esempio Igor Della Viola? Io credo che in questo momento non abbia minimamente senso parlare di mercato. Perché davvero puoi metterci Mbappé in questa Juve, puoi metterci Haaland in questa Juve, puoi metterci Messi in questa Juve. Probabilmente non te la tira su oggi come oggi, ora come ora. Cioè, adesso devi ricostruire le tue macerie. La prima cosa che deve fare Allegri, adesso, se sarà confermato, è ricostruire un gruppo. Perché oggi non c'è il gruppo. Se non riparti dalla forza del gruppo, tu non vinci più neanche una partita. Perché questa squadra è sfiduciata. Questo gruppo di calciatori è sfiduciato. Nessuno ha più voglia di lottare. Sono sfiduciati dalla situazione. E qui deve intervenire per forza di cosa l'allenatore. È l'allenatore che deve essere l'esempio per il gruppo. È l'allenatore che deve dare l'input. Per cui i giocatori vogliano poi buttarsi nel fuoco per lui. Chi è oggi che si butterebbe nel fuoco per Allegri in questa squadra? Trovatemi un giocatore. Uno. Vi chiedo un giocatore che si butterebbe nel fuoco per Allegri oggi. Come non lo troviamo? Non lo troviamo. Sono l'unico a essere deluso dalla decisione fatta dalla Juve. No, Matteo, credo in tanti in realtà. Credo in tanti. Nicola, se contiamo di sto passo, lottiamo per la salvezza. Speriamo vada un po' meglio. Ah, punto è che è vero. Punto è che è vero. Luca, ma a te non sembra troppo inverosimile che la Juve tenga Allegri? Io vedo una frattura troppo netta, quasi insanabile, tra squadra tipo parte, società e allenatore. Hai detto tutto te. Hai detto tutto te, Gabriele. Tutto te hai detto. Tutto. La penso esattamente così. Poi la Juve ha confermato Allegri? E allora prendiamola per tale. Però la vedo esattamente così. L'esonero Allegri può arrivare prima del mondiale, oppure finirà fino a fine novembre. Arriverà fino a novembre, non riuscivo a leggere. Ho paura che aspettando così saremmo compromessi. Sì. Anche secondo me. È ovvio che continuando così, per fare queste cose, sei compromesso. Cioè, se continui così significa che tra 5 partite sei dalla parte destra della classifica a lottare per la salvezza. La sterzata serve. Il discorso stadio è un insieme di fattori. Gioco mancante oppure noioso, niente prestazioni, niente risultati. Come spendere soldi al cinema per stare 2 ore a vedere lo schermo nero. Oppure stai 2 ore al cinema perché vuoi vedere una... Tu vai al cinema magari per vedere un film per la trama, no? Invece vai al cinema e c'è questo film, questa serie, no? È come andare a vedere Avenger, tu sei appassionato della Marvel. Facciamo così, sei appassionato della Marvel. Esce nuovo Avenger e tu vai al cinema perché... vuoi la trama per Avenger e poi vai lì e la trama è, che ne so, Capitan America che messaggia con suo cugino al bar mentre beve una birra con Thor, e questa è la trama, cioè rimani deluso. Invece magari ci vai perché vuoi vedere l'azione, e invece no, loro fanno i dog sitter e quindi sei deluso perché nessuna delle due aspettative viene realizzata. Uno vuole i risultati, uno vuole lo spettacolo, nessuno è contento in questo momento. Quindi per forza poi il tifoso diventa deluso, per forza poi lo stadio si svuota, cioè, per forza di cose, è normale, è naturale. Odio la Juve più di ogni altra squadra. Molto bene, buona premessa. Sentire te parlare di calcio mi piace, però mi fa male vedere una squadra arrendersi e non giocare come fa la tua squadra. Nel dubbio Forza Palermo, saluti dalla Sardegna. È un messaggio molto confuso, perché tra l'altro Forza Palermo, saluti dalla Sardegna, non me lo sarei mai aspettato. Apprezzo il fatto che tu sia qui per sentirmi parlare di calcio, perché poi questo è il punto focale del discorso. Io tifo la Juve, parlo della Juve, ma io amo il calcio e ogni sua sfumatura, quindi sono cose diverse. Grazie mille. Ciao Luca, ma gli azionisti che vedono andare in fumo i propri dividendi o comunque notevolmente ridotti non hanno voce in capitolo nella decisione di rifiutare la fiducia o meno dei vari ruoli? In pratica 700 milioni di ricapitalizzazione andati in fumo. Io da investitore vi farei qualche domanda. Guarda, io qui non voglio mettermi in questa discussione perché sono molto ignorante. Non so come funziona questo lato,
Quindi alzo le mani, non lo so. Sarebbe follia parlare di una cosa che non so. Però ti posso fare un esempio molto più terra terra. Quando quest'estate vendiamo d'Elite e io vi dico, ragazzi, attenzione, perché d'Elite l'abbiamo regalato. E tanti sono venuti a dirmi, però lui voleva andare via e allora in realtà il prezzo è buono. Tu quando fai determinati investimenti sui calciatori, su certi calciatori, tu quegli investimenti lì li devi tutelare e salvare fino alla morte. Tu compri Vlahovic a 70 milioni l'anno scorso. Oggi Vlahovic sembra un attaccante normale. Normale. E attenzione, quando è iniziata la stagione, Vlahovic ti ha fatto 4 gol. Subito, pronti via, 4 gol ti ha fatto. Oggi è un attaccante normale, perché in questa Juve nessuno ci crede più. Dentro la squadra, cioè non io. Se sono io a non crederci nella Juventus, ma un bel chi se ne frega. Ma se non ci credono più i calciatori, diventa un problema. Se il Vlahovic pagato 70 milioni 6 mesi fa, oggi un giocatore normale è un problema. Se il De Ligt pagato 85 milioni 4 anni fa, poi lo dai via a 20 milioni in meno, è un problema. Se il Locatelli che l'anno scorso paghi 40 milioni dell'unico acquisto della tua campagna acquisti, quest'anno Allegri va al giornale a dire è il primo cambio perché giocano Paredes, Pogba e Rabiot nella mia idea, è un problema. È un problema perché gli investimenti fatti, stiamo parlando di tanti soldi, e poi non vengono utilizzati, non vengono sfruttati a dovere. E allora che cosa facciamo? Ne andiamo a prendere un altro? Andiamo a prendere un altro sperando che sia questo, sarebbe ora di iniziare a sfruttare il materiale che c'è dentro la Juve. È ora di sfruttarlo questo materiale che c'è dentro la Juventus. E se Allegri non è l'allenatore giusto per riuscire a tirare fuori il meglio da questi calciatori, non è un disonore cambiare allenatore. Abbiamo fatto una prova l'anno scorso, è andata male, si è data continuità, sta andando peggio. E questo è il punto, cioè io non sono contro Allegri, lo sapete bene, io non sono contro la figura di Allegri, io sono contro qualsiasi allenatore che non fa bene per la Juve, che non riesce a dare quel qualcosa alla Juve. E oggi, cioè, sarebbe disonestà intellettuale dire che oggi Allegri sta facendo bene con la Juventus, chi è che lo può dire? Nessuno sano di mente o libero di parlare potrebbe dire che oggi Allegri sta facendo bene con la Juve. No, non è vero, non è vero, da quando è tornato in panchina ad oggi non ci sono stati risultati, non ci sono stati progetti, non ci sono stati miglioramenti, non c'è stata valorizzazione, non c'è stato niente, niente. È una certa, poi la pazienza finisce, no? Per forza di cose. Magari la vedo male io, magari mi sto perdendo delle cose io, però il campo parla, cioè il campo ci sta parlando da un anno, e sì, ci si aspettava la risposta in positivo, è arrivata una in negativo. Con questi presupposti, io ribadisco, non riesco a capire come sia possibile tenere Allegri. Ciao Luca, secondo te sarà possibile invertire la tendenza alla Juve della prima stagione anche con Allegri? Non ho capito. Sarà possibile invertire la tendenza alla Juve prima della stagione anche? Non ho capito. Prima della fine della stagione. Vabbè, adesso diventa doveroso. Adesso diventa doveroso. Diventa necessario. Cioè, vivere o morire. Cioè, siamo in questa situazione qua. Sagnani ha tenuto Allegri per amicizia è una vergogna, è una cosa poco professionale. Ma io ribadisco, io mi auguro che non sia così. Mi sforzo di credere che non sia così, ma che sia per fiducia. Che il presidente abbia ancora fiducia nell'allenatore, perché se no non ha senso. Se questa decisione nasce da presupposti diversi del ho fiducia in Massimiliano Allegri allenatore, abbiamo perso. Se quelli sono i presupposti, se quello è il motivo, allora è giusto. Non lo considero giusto io, ma è giusto. Se nasce da qualsiasi altra cosa è un problema. Semplice e banale. Ma se la Juve fosse l'Udinese, la Juventus fosse la Juve, e se avessimo vinto col Benfica, cosa avreste detto? Ciao Luca, un'altra domanda. Io da tifoso juventino sono molto deluso da tutto il sistema Juventus, ma è da un po' di giorni che penso una cosa. Da tifoso mi scaglierei contro la dirigenza, perché proprio tutta la confusione che stanno creando si riflette sui calciatori e quindi sulle partite. Non credi che in un periodo come questo aspettare i giocatori alla fine di ogni partita per fischiarli possa gravare ulteriormente sull'umore dello spogliatoio e quindi sulle prestazioni? No, no, questo no, no, perché se giochi nella Juventus e i risultati nella Juventus non arrivano, allora ti becchi i fischi. E se i fischi
ti danneggiano e ti tolgono certezze, allora significa che non hai coglioni per giocare nella Juventus. Perché alla Juventus servono i coglioni. Per giocare alla Juventus servono i coglioni. Perché sei sottoposto costantemente a stress, a pressione. Se non riesci a reggere la pressione sei fuori. Perché sennò non sei un uomo da Juve. L'esonero potrebbe arrivare dopo il mese di ottobre. Sì, potrebbe, come no, a questo punto. Cioè, vale tutto. Luca, più che la domanda, un mio parere. Se Allegri è stato confermato, significa che quello che ha detto arriva bene al tifoso del Benfica non è una battuta, una mezza verità. No. Significa che è la verità. E lo dice uno che appena l'ha ascoltata la prima volta ha detto ma sì, dai, freghiamoci, fate una battuta. No. Significa che è la verità, non una mezza verità. La verità. Ciao Luca. Allegri dice che per lo scudetto siamo ancora in corsa e sembrerebbe per lui essere un obiettivo concreto. Secondo te è una cosa buttata lì a caso? No. Ragazzi, io... E qua la gente non è d'accordo con me. E capisco che le persone possano non essere d'accordo con me. Ma la Juve, per lo scudetto... C'è la Juve per lo scudetto, c'è, non me lo rimangio. È ovvio che la Juve per lo scudetto così non può esserci, perché la Juventus così non è che non si gioca lo scudetto, non si gioca neanche l'accesso in Champions, forse non si gioca nemmeno l'accesso in Europa, così sei una squadra da parte destra della classifica, così. Però questa non può essere la Juventus, non può. E allora, dato che il campionato è ancora lungo, la Juventus per lo scudetto può tornare dentro, può tornare in corsa, però deve cambiare tutto. E ripartendo dalla ricostruzione del gruppo, se non si ricostruisce il gruppo, tu non vinci più una partita. Se ricostruisci il gruppo, se riesci a ricementificare il tutto, allora le possibilità ci sono. Però c'è da lavorare, tanto. Se no, tu non è che non vinci lo scudetto. Tu non vinci più una partita. Ciao Luca. Secondo me non basterebbe sostituire Allegri, ma anche chiudere il ciclo Agnelli. Ah beh, ma guarda, qua con me sfondi una porta aperta, nel senso... per me è un all-in. Cioè, io l'ho sempre detto, filo rosso Agnelli-Allegri. È l'all-in. È l'all-in di Andrea Agnelli. Se fallisce Allegri, fallisce Agnelli, perché la decisione è sua. Però io non è che possa dire, allora Agnelli adesso ti dimetti e lui lo fa. non funziona così. La cosa più brutta è arrivare a scuola lunedì mattina e vedere i tifosi essere felici e invece ormai essere triste per ogni singola partita. Ma io poi sono... me la porto particolarmente dentro. Io la vivo male, la sconfitta. Io la vivo proprio male. Cioè, mi fa ridere perché magari dopo la partita o il giorno dopo vedo la mia ragazza, che magari non l'ho visto il giorno prima perché dovevo lavorare, e mi dice, allora come stai? E dico, male, abbiamo perso. Dice, ok, va bene, avete perso, ma per il resto... Cioè, la prima cosa che mi viene a dire, il mio mood viene molto trascinato da quello che è il risultato della Juventus, da come va la Juventus. Quindi, capisco. Hai sentito il possibile cambio di dirigenza l'anno prossimo con Nasi presidente e vice Del Piero? Allora, ragazzi, queste non sono cose possibili. Queste sono chiacchiere. Chiacchiere, come avevo fatto un video anch'io qualche mese fa, in cui vi dicevo che secondo me Andrea Agnelli a breve sarebbe uscito dalla dirigenza con l'esonero di Massimiliano Allegri, il ritorno di Del Piero in società e magari in questo caso si sarebbe spalancata pure la porta a Conte, anche se Conte e Del Piero forse non si sono lasciati benissimo neppure loro. Quindi la mia previsione è questa, sì, che a breve Agnelli e Allegri possano uscire, che Del Piero possa tornare in società e che possa esserci un altro allenatore, però... questa è una sensazione, cioè non è una notizia, non è una cosa possibile. Che poi ci facciamo tutti questi secondi mentali quando basterebbe che Allegri prendesse atto la sua totale inadeguatezza e si dimettesse. Ma non è così facile, cioè anch'io oggi davvero più che per l'esonero di Allegri sono per le dimissioni di Allegri. Perché farebbe più bella figura. Perché, intendiamoci, a me dispiacerebbe vedere la storia tra Allegri e Juventus concludersi in questo modo, con un comunicato freddo che esonera Allegri e lo tiene fermo ancora per la seconda volta dopo tutto quello che c'è stato, e questa volta lasciando la barca affondare, non la barca da vincitore. Mi spiacerebbe tanto, perché io comunque a Massimiliano Allegri ci sono molto affezionato per quello che ha dato e che ha fatto nel passato. Farebbe molto prima ad ammettere lui
che in questo momento questa situazione è troppo pesante, è troppo difficile, è insanabile da parte sua. Poi magari lui ha una forza d'animo dentro di sé, una voglia di mostrare incredibile, e allora non si rimette perché vuol far vedere. Però poi se non ci riesci, significa che l'ultimo ricordo che lascerai di te per sempre nella storia della Juventus sarà un ricordo fortemente negativo. E lo sappiamo che poi l'ultima cosa va a sovrascrivere la prima. Quindi anch'io sono per le dimissioni di Allegri più che per l'esonero. Ciao Matte. Ciao. Yes, assolutamente. Ricaricherò su YouTube. Al di là di chi ci sarà la panchina della Juventus, post sosta, ok, speriamo che il recupero di un po' di calciatori porti freschezza alla squadra. Al momento penso che la cosa fondamentale è tornare a vincere. Non mi interessa giocando bene, male, eccetera. Bisogna vincere. Se servono i Pogba e Chiesa per giocare bene, sono disposto ad aspettare gennaio, ma intanto vinci in tutti i modi possibili. Il punto focale, secondo me, è proprio questo. Che questa Juve qua, in questo momento, non sa vincere in nessun modo. E perché non sa vincere? Per quello che abbiamo detto fino adesso, ragazzi. Quello che abbiamo detto fino adesso. Quando un gruppo non ha fiducia e consapevolezza, ragazzi, non vince, non vincerà mai. Ma chiunque abbia giocato a calcio in qualsiasi categoria lo sa. Ci sono delle partite che le perdi nello spogliatoio, ci sono delle partite che le perdi nell'allenamento in settimana, ci sono delle partite forse addirittura che le perdi in settimana durante quello che si dice dentro lo spogliatoio durante l'allenamento. Perché la testa, volenti o nolenti, è una parte fondamentale. Non di questo sport, di tutti gli sport, della vita delle persone. Il credere e non credere in se stessi fa tutta la differenza del mondo. Poi c'è la parte atletica, poi c'è la parte tecnica, poi c'è la parte di lotta, quindi fisica. Però prima di tutto parte da qui, parte dalla testa. E oggi noi non ce l'abbiamo. Oggi noi non ce l'abbiamo. Questa Juve perderebbe anche contro una squadra di Serie B. Una squadra di Serie B in forma mentale e fisica. A questa Juve. Questa Juve perde. E l'abbiamo visto domenica col Monza. Il Monza ha dominato il lungo e il largo. Dominato il lungo e il largo perché ha avuto una reazione dall'esonero al cambio in panchina. Ha avuto una reazione. Stavano bene di testa. Sapevano che potevano farci male. Lo sapevano. Ci credevano. Hanno provato dall'inizio alla fine a farci male. E ci sono riusciti. Hanno vinto meritatamente. La Juve quella partita l'ha persa nella testa. Per quello che vi dico... L'impressione è che giochino contro Allegri per forza di cose. L'esonero potrebbe arrivare anche dopo ottobre, secondo te? Ma l'esonero, ragazzi, l'esonero può arrivare in qualsiasi momento come può non arrivare in qualsiasi momento. È molto semplice. Cioè, potrebbe arrivare tra un minuto come potrebbe non arrivare nei prossimi 4 anni. Con le possibilità possiamo dire qualsiasi cosa. Questo è il video che farò domani, che ho già... come si esce da questa situazione tenendo Allegri. Ciao Davide, lo farò domani questo video. Ne ho già parlato con Davom, ma voglio parlarne nel dettaglio in un altro video. Allegri in, se tutti dicono Allegri out, dico Allegri in per differenziarmi. La voce fuori dal coro di Carlo. Luca, secondo me in questo periodo Perin giocherà titolare anche se Tech è a disposizione, però conoscendo Allegri farà giocare Tech. Ma io, guarda, fortunatamente lato portieri penso che si casca in piedi, in ogni caso. Siamo molto forti in porta, quindi che giochi Pirino, che giochi Tech, mi cambia poco. Tutti e due mi sembrano ottimi portieri, poi secondo me Tech ha qualcosa in più rispetto a Perin, però... Perin però... però lato portieri non ho preoccupazioni. Ciao Luca, intanto complimenti per il tuo lavoro. In questo momento Allegri mi dà la sensazione che si sia rassegnato e che per questo stia buttando merda alla squadra per essere esonerato e per non dimettersi. Ovviamente spero che non sia così, ma è un mio pensiero. Sempre forza Juve nel bene e nel male. Ma a pensare male ogni tanto ci si prende, dice un detto. E non credo che sia davvero distante da questa cosa qui. Poi a me non piace mai pensare male. Cioè, perché su quale base devo pensare male? Delle due penso bene, il dubbio del pensare male ce lo posso avere, però finché non ho la certezza... Non mi piace pensare male delle persone, ma direi una bugia a dire che non l'ho pensato anch'io. Io aspetterei giugno per prendere Conte. Intanto bisogna vedere se Conte non rinnova col Tottenham, perché magari lui vuole continuare lì, cioè non è detto nemmeno questo. Ciao Luca, esonerare Allegri è un fallimento della società. È evidente che Allegri non sia l'unico problema della Juventus. Magari esonerare Allegri potrebbe creare un squilibrio nella società e nella squadra.
Io lo squilibrio vedo già oggi, anche senza l'esonero. Però sì, esonerare Allegri è il fallimento non della società, ma della scelta societaria che ha portato a un piano quadriennale con Massimiliano Allegri. È evidente che Allegri non sia l'unico errore, un unico problema, sono d'accordo, d'accordissimo, perché non è che se tu oggi esoneri Allegri e prendi un altro allenatore, per forza di cose le cose andranno bene. No, questa è una bugia, questo non è vero. Però sicuramente è un'opzione, è una reazione, è un'azione, è qualcosa che cambia questo momento alla Juventus, perché questo momento alla Juventus è inaccettabile. Non ho capito perché non sei d'accordo con la figura di De Zerbi. Alla fine qui bisogna aprire un ciclo con i giovani, lui ha dato dimostrazioni di far bene con i giovani, ormai andare peggio di così è molto difficile, grazie. Guarda, rispondo molto volentieri. Vabbè, intanto De Zerbi è andato al Brighton, quindi non è nemmeno più disponibile. Io credo che in un momento come questo, di difficoltà evidente, esonerare uno come Allegri per prendere uno come De Zerbi, che inizia un percorso non a metà anno ma nemmeno dall'inizio, in cui non c'ha la squadra fatta per le sue caratteristiche, per le sue richieste, ma si ritrova una squadra fatta per un altro tipo di calcio, ed essendo De Zerbi un costruttore, possa ritrovarsi molto in difficoltà. Se aggiungiamo il fatto che lui esperienze in una squadra veramente grande non le ha mai avute, perché è nato il Sassuolo, lo Shakhtar, adesso è iniziato col Brighton, stiamo parlando comunque squadre che non ti chiedono di vincere, alla Juve si deve vincere o tentare di vincere, credo che sia un buttare De Zerbi in un tritacarne di pressione che non avrebbe senso. De Zerbi ha senso, a parte il discorso Superlega, che lì è proprio un discorso politico al di fuori del campo da calcio. Uno come De Zerbi, o come italiano, ha senso se tu l'anno prossimo decidi che quello lì è l'allenatore che vuoi, perché quello lì è il progetto che vuoi fare, e allora già da quest'estate si lavora con loro, si costruisce la squadra su quello che vogliono loro e gli si dà il tempo di lavorare in santa pace, perché sono allenatori che non hanno mai vinto, e quindi ci si mette a sedere dicendo: non è detto che si vinca anche quest'anno, si parla a livello dirigenziale, abbiamo scelto questo percorso di valorizzazione dei talenti, di valorizzazione dei ragazzi, che non porta subito a vincere, non avevamo più la possibilità di continuare la vecchia strada di comprare giocatori fatti, finiti, campioni che possano cambiare la gara in qualsiasi momento, ci arriviamo in un altro modo. Però bisogna dirlo dall'inizio, perché il tifoso deve avere la consapevolezza di quella che è la strada. Se tu nella sessione di mercato mi compri Pogba, mi compri Di Maria, mi compri Milik, mi compri Paredes, gli dai degli stipendi molto alti, i più alti in Serie A, il tuo allenatore è il più pagato della Serie A, l'anno scorso si diceva non si è vinto bene, allora si deve tornare a vincere il prima possibile, ci proveremo, siamo la Juventus, e anche l'altro giorno che Rubini che dice vero il progetto dell'under, della next gen, ma la Juventus andrà sempre a comprare il giocatore che vende la maglia qui e là, allora stai capendo che è un progetto che va in antitesi rispetto a quello che è il progetto di De Zerbi, e buttarlo nella mischia all'improvviso, uno è stupido perché è un progetto completamente differente, e due è dannoso per l'allenatore perché rischi pure di rovinarlo, di bruciartelo ed eventualmente di eliminare un progetto che può essere una soluzione per l'anno prossimo e che dice si è già provato, non funziona. Banalmente l'anno di Pirlo era esattamente questa cosa qui, però non sono mai andati alle telecamere a dire ragazzi magari per 2-3 anni non si vince, però vi garantisco che nei prossimi 2-3 anni tiriamo fuori 4-5 giocatori che magari andranno via a 50-60 milioni di euro, non avremo problemi economici, nel giro di 4-5 anni torneremo competitivi anche in chiave mercato e riusciremo ad autofinanziarci, abbasseremo il monte ingaggi, lavoreremo con dei profili di bassa età, come sta facendo il Milan. Il Milan ha avuto la pazienza di confermare Pioli in un momento in cui Pioli non prendeva una cifra molto alta, in un momento in cui il Milan non era in grado di andare a prendere determinati giocatori, in un momento in cui ci si è ritrovati a scegliere la strada lunga per arrivarci. È stato un processo lungo, un procedimento lungo, perché il Milan prima non è arrivato in Europa, non è arrivato in Champions, poi è arrivato secondo, poi è arrivato a vincere, e quest'anno è ancora una delle squadre, secondo me la squadra candidata per la vittoria finale. Ma quanto ci è voluto per arrivare a fare il Milan?
per essere questo Milan qua. Ci sono voluti degli anni, ci sono voluti dei magoni, ci è voluto del lavoro, ci è voluta della pazienza, ci sono volute anche delle sconfitte per 5-0 a Bergamo con l'Atalanta, ci sono volute anche quelle che fanno parte di un percorso, che sono un percorso differente rispetto all'allenatore più pagato della Serie A, con una squadra che vuole vincere per forza, con una squadra che va a comprare dei giocatori e a dare degli stipendi così elevati. Perché Pogba non può Pogba arrivare alla Juventus, prendere il 10, prendere lo stipendio che prende e poi decidere di non operarsi. Non può farlo. Perché è una presa per il culo alla società e al tifoso. Non può Di Maria arrivare e non andare sotto la curva quando fa parte della squadra, prendere il cartellino rosso perché gli girano i maroni al momento. Non può. Perché sono calciatori di un certo livello, sono calciatori con un certo status, sono calciatori con un certo stipendio e sono quelli che dovrebbero trainare il gruppo in queste situazioni difficili. È diverso rispetto a, che ne so, De Ketelaere che arriva al Milan per, non lo so quanto l'hanno pagato, comunque un buon investimento, ma che comunque ha tutto da dimostrare. Cioè, devono prendere esempio da Giroud, che arriva, giocatore d'esperienza, si mette a disposizione. Devono prendere esempio da Ibrahimovic, che arriva, giocatore che, non dico che abbia vinto tutto perché gli manca la Champions, ma con una carriera importantissima, uno status importantissimo, e si mette a disposizione. Oggi sembra che i giocatori dentro la Juventus pensino a loro stessi. E la Juventus sia una conseguenza. Questa cosa non va bene. Perché la Juventus è la Juventus. È la squadra che ti sta pagando l'ingaggio. È la squadra che ti fa scendere in campo. È la squadra che detiene il tuo cartellino. È la squadra per cui devi morire. E se non lo fa un calciatore con uno status importante, una storia importante, un ingaggio importante, non puoi pretendere che allora te lo faccia un ragazzo. Non puoi pretendere che ti crescano bene i ragazzi. Perché loro devono guardare questi giocatori qua. E se questi giocatori in primis se ne fregano, allora è sbagliato tutto. Allora devi abbandonare questo progetto. Perché se non sei in grado di trovare dei calciatori importanti, con una storia importante, che però ci mettano umiltà e capiscano che sei la Juventus, loro non ha senso. E probabilmente questi calciatori oggi non capiscono che sei la Juventus perché non sei più la Juventus vera e propria. E quindi loro in primis avvertono che non sei più una squadra di quel livello. E allora c'è da portare pazienza. C'è da portare pazienza. Ma decidere un progetto. Che non può essere adesso. Non può essere adesso quel progetto lì. Lungimirante, lungo, di ragazzi, di un allenatore che costruisce. Non può esserlo oggi. Perché oggi ci sono le macerie. In questo momento ti serve un gestore bravo. Bravo. E diverso da Massimiliano Allegri. Perché Massimiliano Allegri non ha più la fiducia dello spogliatoio. Ti serve un gestore bravo che oggi ti ricostruisca il gruppo. Un allenatore che ha già vinto, sa come si fa, in questo caso sa dove mettere le mani nella situazione di emergenza, lo sa. Un chirurgo che sa dove mettere le mani quando c'è un'emorragia, lo sa. Non il laureando che può diventare bravissimo ma ha bisogno di tempo per crescere. La Juventus sta morendo di emorragia. Chi chiami? Chiami De Zerbi, che è quello appena uscito dall'università, che non ha mai messo le mani dentro un corpo? O chiami Tuchel, magari, che è quello che già due volte che arriva in corsa e ti salva la situazione? Io chiamo Tuchel, non chiamo De Zerbi. Perché poi se mi muore il corpo non può essere colpa del laureando e quindi di De Zerbi. Non può essere colpa sua. Ma ho più possibilità di salvarlo con qualcuno che sa quello che sta facendo, piuttosto che qualcuno che un domani sicuramente o molto probabilmente saprà dove mettere le mani. Questa è un po' la mia visione. Altra domanda per il mio omonimo Agnelli, che sembra essere per la permanenza di Max, è davvero convinto della permanenza? Oddio, mi spiego meglio. Agnelli, grande amico di Allegri, crede ancora in lui, semplicemente non può fare altrimenti lato economico? È tutto qua il discorso, non lo so. Io spero che, cioè, spero. Allora, se è scelto per amicizia è sbagliato. Se hai scelto per lato economico è sbagliato lo stesso, perché Allegri ti sta tenendo in ostaggio. Cioè, tutte e due le scelte sono sbagliate. L'unica motivazione veramente logica è che si creda nell'allenatore, che si abbia la certezza che Massimiliano Allegri, cazzo, cascasse il mondo, questa Juventus te la riporta là dove deve essere. Ne sei sicuro? Ne sei certo? Consapevole al 100%.
Se no, in caso contrario, sono tutte scelte sbagliate. Abbiamo capito che Nedved sia per l'esonero e va bene, no, per l'atto economico. Ma la scelta di Agnelli, non capisco se sia motivata dall'impossibilità o la difficoltà del cambio, oppure che il press crede ancora in Max. Penso di averti risposto nel migliore dei modi. De Sciglio si butterebbe nel fuoco, De Sciglio si butterebbe nel fuoco, De Sciglio si butterebbe nel fuoco. Cioè, mi fa ridere, cioè, allora, pensare che avete risposto in tre, un solo giocatore, e non è nemmeno un giocatore determinante, quindi va bene, se si butta nel fuoco solo De Sciglio, è comunque un problema. Il fattore stadio alla Juve non esiste, alla Juve manca la curva e il tifo, perché non è possibile che il settore ospiti faccia più casino di tutto lo stadio per 90 minuti, col Benfica sembra di essere un Portogallo, poi sicuramente manca anche la prestazione della rosa e dell'allenatore che non invoglia il tifoso a spendere 100 euro di biglietto. Ma vedete quante sfumature ci sono? Cioè, siamo qua da un'ora che parliamo dei problemi della Juventus, quanti ne abbiamo tirati fuori? Una marea. Ieri Davo mi ha fatto un bellissimo video, secondo me, che secondo me le persone non hanno capito. Perché Davon continuava a dire: non è colpa di Allegri se, 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 e tirava fuori tanti problemi, ed erano tutte cose che è vero, non erano colpa di Allegri. E per quello che vi dico, Allegri oggi non è il primo problema, o almeno, anzi, oggi forse il primo problema lo è, ma è forse nemmeno, ma sicuramente non è l'unico, sicuramente non è l'unico. E lo dice uno che è per l'esonero di Allegri in questo momento. Non è l'unico problema. Perché allora poi il fatto che il biglietto costa troppo non può essere colpa di Allegri. Allora il fatto poi che ci sono dei giocatori che non si assumono le loro responsabilità non può essere colpa di Allegri. Il fatto che Pirlo abbia fatto un'annata in cui la Juventus ha fatto quarto posto per miracolo non è colpa di Allegri. È colpa di Allegri che l'hai fatta anche l'anno scorso. La colpa di Allegri è che oggi sei partito male, la colpa di Allegri è che nonostante gli infortunati sembri la squadra più scarsa di Sampdoria, di Monza, di Salernitana. Queste sono le colpe di Allegri, ma non è tutta colpa di Allegri, ha ragionissimo Davo. E le persone questa cosa non l'hanno capita, gli hanno commentato il video dicendo è ancora qua che difende Allegri, no, non si è capito il senso. Il punto è che ci sono diverse sfumature, il punto è che oggi tantissime cose non funzionano nella Juventus, tantissime. E io che sono un tifoso della Juventus, l'output che ne ho, l'output che mi arriva, è che comunque alla società vada bene così. Vada bene così il fatto che non c'è più la curva, va bene. Si sente anche quelli del Benfica, va bene. Non c'è gente allo stadio perché il biglietto costa troppo, va bene. La squadra è all'ottavo posto in classifica, va bene. Ci sono tanti infortuni, va bene. I tifosi vogliono contestare l'allenatore, a costo di non andare più allo stadio, va bene, tengo lo stesso allenatore. Si sta peggiorando rispetto all'anno scorso, va bene. Questi sono i problemi della Juventus. Se poi mi volete dire che l'unico problema è Allegri, allora io alzo le mani, perché qua si parla di ossessione, perché il resto lo stiamo ignorando. Se invece mi dite che tutte queste cose dovrebbero essere prese in considerazione dalla dirigenza, tutte, allora io qui vi do ragione. Ma banalmente, fatto che oggi non si possa esonerare Allegri perché non ci sono i soldi, perché ha un ingaggio troppo alto, bla bla bla. Allora vi dico, banalmente, tu hai preso Paredes, è stato l'ultimo acquisto che hai fatto, no? Paredes guadagna 7 milioni circa l'anno, col decreto crescita, 7 per 1 e 3, sono circa 9, benissimo. Non potevamo risparmiare quei 9 milioni quest'anno per tenerci una porta aperta in caso di emergenza, tenendo Rovella all'interno della rosa? Per quanto Paredes sia un calciatore di livello incredibile, mi stia piacendo tantissimo, mi stia piacendo comunque, e che abbia delle caratteristiche molto interessanti che mancavano alla rosa. Non potevamo tenerci quei 9 milioni in meno per tenere Rovella all'interno della rosa, che l'altro giorno è stato il migliore in campo, tra l'altro, Rovella? Non si poteva fare? Avevi probabilmente 9 milioni di euro in più da poter utilizzare in caso di emergenza, tenendo e valorizzando un calciatore tuo senza andarne a prendere un altro pagato, cartellino pagato, di un giocatore di quasi 30 anni con un ingaggio molto alto, che è titolare della nazionale argentina, che ti ha già fatto vedere di avere delle caratteristiche diverse da quegli altri, che però ti va a prendere una parte di monte ingaggi che probabilmente non avevi previsto in quel momento lì. Cioè è un'altra puttanata, se vogliamo, però è un'altra cosa che
ci penso e dico, diavolo, ma l'avranno pensata, l'avranno presa in considerazione questa cosa? Sì oppure no?